benissimo perché eravamo i quattro che siamo partiti da Rimini, io, Gabriele Zamagna e mio cugino Stefano Protti e Stefano Ceci. Siamo partiti con la macchina che ovviamente guidava Lele Zamagna, che era più grande perché noi eravamo tutti minorenni, ancora non avevamo la patente. Siamo partiti da Rimini e siamo arrivati a Livorno. La società ci aveva messo all'hotel Palazzo, che quindi era una location veramente molto bella, anche se non era quello di oggi, era in una situazione un po' meno felice, però comunque sia una bellissima location davanti al mare. Io Livorno non la conoscevo per niente, non c'ero mai stato in vita mia, quindi non avevo idea di cosa potevo trovare, ma ho trovato una città meravigliosa della quale mi sono immediatamente innamorato, ma non solo la città, soprattutto la gente. Primissimo da professionista è stato in Coppa Italia a Pontedera e vincemmo 1-0. E invece in campionato il primo gol è stato un gol anche abbastanza particolare, molto strano, contro il Sorrento. E Sorrento aveva appena pareggiato 1-1, io qualche minuto prima avevo subito un colpo in testa, quindi avevo una cuffietta come si usa quando si hanno dei tagli. E mi dettero palla a centrocampo, appena battuto la ripresa del gioco dopo il gol del Sorrento, ho preso palla, ho cominciato ad andare verso la porta avversaria, e ovviamente in maniera molto incosciente perché ero 1 contro 11, e ho cominciato a spostare la palla, mi è andata bene, sono arrivato al limite dell'area, ho calciato la palla, ho preso il palo interno e è andata in porta. Credo forse uno dei gol più belli, tra l'altro, che poi ho fatto nella mia carriera, oltre che il primo. Ma quello che può essere un difetto è che a volte poi dipende. Io credo che difetti e pregi sia molto difficile, no? Sono difficili da catalogare, in questo senso che ci sono delle caratteristiche, e queste caratteristiche possono essere un pregio, ma se poi portate all'eccesso possono diventare un difetto e viceversa. Quindi a volte magari l'essere molto spontanei, no? Quindi essere sinceri, essere a volte magari se è eccessivo può ferire, no? E quindi magari un pochino di piede di piombo in più in alcune situazioni, ma però devo dire che fra quello che ci fa con i piedi piombo è finto, e quello che comunque dice, anche magari in maniera a volte decisa e dura, quello che pensa e può far male, preferisco sempre quello che fa male in maniera decisa e dura. Il presidente è una persona a volte, come dire, non so se lunatica o comunque sia, che passa da dire alcune cose in un determinato momento, quando poi le situazioni cambiano. Per esempio, una sconfitta magari la pensa in maniera completamente diversa, e a volte si lascia molto condizionare dai singoli eventi, e invece che magari avere un'idea anche sulle persone, che credo sia importante avere sulla base di quello che veramente una persona è, e non se magari, faccio un esempio, fa un gol o sbaglia un gol. Poi dopo, il fare gol è meglio, sbagliarlo è meglio di no, però quello fa parte del gioco. Al di là di questo ci dovrebbero essere altre cose che secondo me sono molto più importanti. Il presidente ha dato a Livorno società una stabilità economica che mancava da tantissimo, e sappiamo perfettamente quanto oggi, purtroppo devo dire, perché non è una cosa che amo molto, i soldi siano importanti per portare avanti determinate cose, determinati progetti, anche se a me piacerebbe un domani un calcio e una vita dove i soldi hanno un'importanza assolutamente minore rispetto a quella che hanno oggi. Cristiano, tanto lui lo sa perché glielo ho detto spesso e volentieri, quello che a volte parte con dei treni, ci sale sopra, è convinto che quello sia il treno giusto, ma senza riflettere troppo, e poi magari accorgersi, come capita a tutti quanti noi, che forse non era la scelta
la scelta più appropriata. E questo, ovviamente, come dicevo, ovviamente può capitare a tutti. Cristiano probabilmente è molto impulsivo, non molto riflessivo, o quantomeno lo era. Mi auguro che poi dopo, come tutti quanti noi, anche lui, caro Cristiano, comincia ad avere un'età anche te, comincia ad essere vecchiotto, quindi immagino che le esperienze poi dopo servano per crescere, per maturare un po'. Cristiano, dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a giocare insieme, è stato un amico all'interno dello spogliatoio, una persona con la quale ho condiviso una grandissima passione, un attaccamento nei confronti di una città e nei confronti di una tifoseria che ci ha uniti, ci ha portati ad ottenere dei risultati straordinari che forse neanche io avrei mai pensato e sperato di poter raggiungere. Quindi abbiamo vissuto veramente dei momenti splendidi insieme. Non solo Rimini e Livorno, perché io ho avuto delle esperienze straordinarie anche in altre città, in Italia. Sono stato a Bari, sono stato a Messina, a Napoli, anche se sono stato un anno, a Roma. Io mi sono trovato veramente bene ovunque, forse perché ho fatto quello che mi piaceva fare, giocare a calcio, sapendo che ero diventato un calciatore, ma ero stato un grandissimo tifoso, e quindi non ho mai dimenticato cosa vuol dire essere tifosi. E ogni città ha le sue caratteristiche, ogni città la senti in modo diverso. A volte mi piace fare paragoni con il modo di amare le varie persone che ti stanno intorno, no? Noi intorno amiamo tante persone, abbiamo i nostri genitori, abbiamo chi ha fratelli o sorelle, abbiamo un fidanzato o una fidanzata o una moglie o un marito, abbiamo degli amici e amiamo queste persone, ma tutte in maniera diversa, quindi io queste città le amo in maniera diversa. Se mi ha chiesto di Rimini e Livorno, Rimini per me rappresenta la famiglia, come mamma, babbo e famiglia, e Livorno rappresenta la passione e quindi l'amore che si può provare nei confronti di una fidanzata o di una moglie. L'alba, non esisto più. Io da ragazzino ero milanista. Ed è l'unica squadra contro la quale non ho mai fatto gol. Non riesco. Questa cosa mi dà fastidio perché non lo sono più, sinceramente, non lo sono più per tanti motivi, anche perché da noi a Rimini essere milanisti voleva anche dire, a quel tempo, quando sono nato io nel 67, avere una. Era una scelta, non solo di squadra, al tempo le famiglie dei lavoratori in generale tifavano per il Milan, e poi dopo le cose si sono proprio stravolte, perché oggi proprio del Milan non me ne può fregare di meno, si direbbe, però una volta era così, e il fatto di non essere mai riuscito a fare gol contro il Milan mi fa innervosire, perché mi fa pensare che comunque quando ero in campo, inconsciamente, anche se non ero più tifoso di questa squadra, inconsciamente qualcosa mi era rimasto, perché è veramente l'unica squadra di Serie A contro la quale non sono mai riuscito a segnare. Rimane quello dell'infanzia, rimane Gianni Rivera, che ovviamente fa parte di un calcio completamente diverso rispetto a quello di oggi, con dei ritmi completamente diversi.